Allora, buonasera Daniele, che è Iaffa Daniele, famoso o comunque conosciuto per quanto riguarda la sua attività, ma soprattutto per quanto riguarda gli sforzi che mette per le attività locali. E quindi, visto che siamo in tema di giovedì sera, visto che siamo in tema di manifestazioni, visto che si legge tanto di iniziative che ci sono in estate ed è anche logico che ce ne siano tante, vorrei sapere dalla sua viva voce cosa ci racconta in merito. Sì, ecco, una delle cose buone della videoconferenza è che si può anche vedere. Ecco, invece cosa presenta il programma del giovedì sera? Adesso senza dirci tutte le cose, di solito c'è un opuscoletto che riporta sempre.
Ok, ci siamo soffermati molto su questo aspetto, adesso andiamo avanti con gli altri. Tra l'altro tu hai accennato qualcosa su una cena. Io mi ricordo la cena medievale che fanno in centro di solito con tutti questi tavoloni lunghi. Ah, in che data è? So che l'anno scorso l'hanno fatta in via Cavour. Ecco. Tra l'altro, no, io adesso con te parlo di cento, qualcuno dirà, ma si parla solo di cento? Sì, perché in questo momento stiamo parlando con te e stai analizzando la questione del cento. È chiaro che se vuole intervenire qualcuno di altri quartieri, l'invito e la porta è sempre aperta. Tra l'altro, ecco, no, ma ti ho interrotto per dire che tra l'altro c'era anche una bella manifestazione che secondo me è stata, non è stata più riproposta forse per una questione solo di costi, che era in via Cardinal Tosi, che era l'unica, la sfilata di moda che facevano in via Cardinal Tosi, che era veramente bella. E presumo che abbia avuto così, si sia scelta una diversa. Non si sia più voluto continuare proprio per una questione magari di organizzazione, che però era molto bella, tanto per rimanere in tema di centro. Ecco, tra l'altro, se io sai che ti lancio sempre delle frecciatine, ma insomma ci vogliono ogni tanto, visto che ci eravamo lasciati che mi avevi detto di contattare determinate entità, non hanno risposto, sia Centro Cittadino sia Ascom. Ecco, io vorrei invece organizzare con te una prossima volta, con Ascom soprattutto, sempre il discorso degli aspetti tecnologici, perché so che Ascom segue molto questa cosa, segue anche bene questa cosa, però non esiste un contatto e quindi mi piacerebbe portare il contatto su questo tipo di argomentazioni che riguardano sempre i commercianti, perché sai che noi abbiamo iniziato un discorso del commercio online, abbiamo iniziato un discorso sulle tecnologie che i commercianti devono per forza necessariamente avere, però non lo abbiamo più continuato e sarebbe bello portarlo avanti.
Ma non importa, io te l'ho detto a te perché potresti essere un anello di congiunzione per arrivare a parlare di questi argomenti. No, lo so, però siccome Ascon lo so perché ho avuto la fortuna di partecipare una volta sola, purtroppo per gli orari che ovviamente sono più indirizzati ai commercianti che a persone comuni, ho partecipato a un incontro quando ho fatto sull'online, su usare determinate tecnologie, è stato molto interessante, anche il relatore era bravo, e poi non ho più seguito, però so che in questo campo loro si sono dati da fare ed era su questo che volevo interagire. È migliorata. Ecco, tenendo presente che a proposito per ridurre i costi si possono usare questi sistemi che dovrebbero essere sicuramente gratuiti e quindi diminuire anche i costi per far venire una persona direttamente in sede. L'argomento dei taxi è un altro argomento che si potrebbe trattare, non voglio, non è ma. Ecco, per non parlare di quelli che arrivano, magari anche per lavoro e cercano una connessione internet pensando che è come nella loro città, e invece connessione internet non ne trovi neanche una. E su questo ne abbiamo parlato, riparlato, però con gli anni non è cambiato niente, vedo. Vabbè, non tocco l'argomento perché sarei molto critico, comunque lo sai che ne parliamo sempre, ogni volta che ci sentiamo. Va bene, vuoi aggiungere ancora qualcosa per quanto riguarda Va bene, allora io concludo qui ricordando che questa finestra è aperta a tutti, commercianti, assessori, più volte sollecitati ma che non sono mai venuti, è aperta a tutti anche a zone che non sono del centro, no? Per
parlare di vari argomenti. Tu ne hai menzionato uno, i taxi, possono essere le strade in questo momento, insomma, si può parlare di mille cose. Quindi ti ringrazio, ti saluto e grazie della disponibilità soprattutto. Ciao. Ciao.